candidato del Partito Democratico alle primarie del centro-sinistra per il comune di Fiumicino, Esterino Montino, ha tracciato un bilancio di fine mandato della giunta Canapini. La maggioranza sta continuando infatti a deliberare, procedendo a bandi di gara e atti che impegnano la nuova amministrazione in modo pesante dal punto di vista organizzativo e finanziario. Sono ipoteche sul futuro, denuncia Montino, atti di indirizzo programmatico e politico che devono riguardare la giunta che verrà. Non è pensabile che a fine mandato, e tra l'altro a fine mandato di due consigliature, l'amministrazione pubblica ingessi per i prossimi cinque anni moltissimi settori diciamo che devono essere portati avanti dall'amministrazione stessa. Questo non è possibile, non viene fatto da nessuna parte, anzi vengono fatte soltanto lì dove ci sono delle prepotenze, dove ci sono degli atti anche scorretti, discutibili. Però io penso, mi auguro che questa amministrazione, il sindaco Canapini, voglia fino in fondo onorare, diciamo, lo stile di governo, uno stile sobrio di governo, che soprattutto negli ultimi tre mesi non possono essere tre mesi dove c'è la rincorsa ad arraffare, a promuovere bandi, a fare assunzioni, a cercare di mettere e fare delle scelte che impegnano per i prossimi cinque anni. Una situazione, quella di Fiumicino, che non può che essere paragonata a quella che si sta verificando da mesi in regione. Sta succedendo questo anche in regione. Polverini continua a non fissare la data delle elezioni, anzi noi già avremmo dovuto votare nel Lazio, cioè il 16 di dicembre, purtroppo non l'abbiamo potuto fare per sue responsabilità precise, e non l'ha fatto perché nel frattempo ha deliberato, ha fatto moltissimi atti che ha impegnato l'amministrazione pubblica. Noi abbiamo il sentore che sta succedendo qualcosa di simile anche qui, anche nel comune di Fiumicino. C'è il bando per il sociale, ci sono bandi che impegnano l'amministrazione per i pubblici, ci sono bandi che riguardano il trasporto scolastico, le mense e così via. Ora bisogna stoppare, fermarsi, naturalmente garantendo il servizio attraverso affidamenti che sono affidamenti provvisori o proroghe di pochi mesi, e lasciare il compito alla prossima amministrazione, chiunque sia naturalmente, chiunque sarà, diciamo, il nuovo sindaco e la nuova giunta, a fare le scelte per i prossimi cinque anni e per i prossimi bilanci pluriennali. Credo che sia un discorso serio, civico soprattutto, ma anche, diciamo, una qualità etica e morale che una pubblica amministrazione deve comunque mantenere.